dovete rappresentarvi come se fosse un quadro. Ah. Avete tutti questi colori, avete un sacco di pennelli nelle vostre dita. Quello che vi Naso. chiediamo è insieme, ok? Quindi tutti insieme, di rappresentare il teatro Ciapati su due foglie, su queste due pagine. Io inizierei con un bel cincin. Un bel cincin, mi piace, un mi bel piace. cincin. Via, sembra di quella velocità del negativo. Siamo questa sera con Teatro Ciapati, alcuni componenti del Teatro Ciapati. Perché Teatro Ciapati, cioè Ciapati, cosa vuol dire? Beh, attacca te, tu la sai. Allora, sì, dovrei saperla perché l'ho sentita un po' di volte. Allora, Ciapati è un pane povero che si mangia in India. E questo rappresenta un po' lo stile di teatro che facciamo. Il chapati è proprio il cibo del popolo, un cibo mangiato da tutti, povero, fatto semplicemente con acqua e farina. Quindi è un po' il nostro teatro, semplice, per tutti. E c'era anche qualcos'altro che... Ah, che si mangia Sì, fondamentalmente, però si diciamo, mangia con verità, diciamo con che verità e aiuta, dignità. aiuta il Sì, fatto che perché siamo qua. appunto, quindi cioè... voi vi trovate e mangiate di base. La maggior parte delle decisioni si prende mangiando di solito, quindi di solito si invita a cena, cioè, diciamo che è come se fosse una... il posto preferito dove prendere le decisioni è conoscere qualcuno a tavola. Visto questo, perfetto, perfetto farlo qua, perfetto. E poi è un cibo che quando lo mangi automaticamente ti smerdi, cioè ti sporchi Ah, giusto. tanto. Cioè, quando mangi con le forchette, vedi che sei tutto lontano. Con il ciabatti invece fai così, Una mega con tutte queste cose tutte scatenata. schifose, piene di sugo, che Mega ti vengono tutto scarpetta. giù, schifosone, e poi te lo mangi e ti smerdi ancora una volta. È la cosa bella del ciabatta, secondo Esatto. me, assolutamente. Ed è la cosa bella anche del teatro che facciamo noi. Ti immergi Vai, e vai. ne vieni toccato, non puoi non sporcarti. Cioè, se vuoi farlo, devi immergerti e viverlo a pieno. Altrimenti, ovviamente, cioè, Sporcarsi le mani. non lo vivi veramente, Ma altrimenti. una curiosità. Cioè, voglio sapere il momento in cui è uscita questa idea di ciapati. Cioè, stavate dormendo, uno di voi si è svegliato e ha detto: Sudato, ciapato, no, volevo chiederlo per no, forza. successo. È Ciapati. colpa di Adri, penso. No, più che è colpa mia, è colpa del nostro presidente, perché noi, vabbè, siamo Teatro Ciapati, ma siamo anche associazione, siamo una PS, un'associazione di promozione sociale, riconosciuta dalla legge, insomma, Da quanto tempo? dal 2018, Ok. no, sì, 2018, settembre 2018. E quando è nato il nome Teatro Ciapati era il 2014, noi siamo PS, nel senso che la legge ci conosce da quel giorno, ma il Teatro Ciapati è nato nel 2014. Perché io nel niente della vita che stavo facendo, cioè nel niente, nel bordello della vita che stavo facendo, avevo chiamato il presidente che era Luca, noi lo chiamiamo Mister, che in quel momento era in India. Ma nel niente proprio, io e lui ci parlavamo, ma non tantissimo, adesso è uno dei miei migliori amici, quindi insomma. Però in quel momento lì avevo un po'. Avevo voglia di parlare con lui per non so bene quale motivo. E abbiamo fatto teatro insieme nel corso della storia prima. E l'avevo chiamato nel 2014 e gli avevo detto: guarda Luca, appena torni dobbiamo fare qualcosa di teatrale insieme. Anzi, ti dico di più, dobbiamo fare un laboratorio al Liceo Maldi. Gli ho detto: beh, un attimo, sono in India, aspetta, fammi tornare, figa, non so neanche quando torno. Però no, ma io noi lo facciamo, appena arrivi, lo facciamo. E lui in quel momento lì ha detto: beh, però ci servirebbe un nome. E io avevo pensato, come i ciapati. Tu cosa dici? Teatro Ciapati, una cosa che ci sta, no? E cioè, spieghiamo un po'. Mi ha spiegato la stessa cosa che ti ho detto adesso a te. E ci è piaciuto subito questo nome qui. Tanto che l'abbiamo usato subito per fare un reading teatrale, così per non farci subito riconoscere, che si chiamava E se gli angeli fossero ricchioni? Appunto, di domanda. Aspetta, Non so cioè, se si è da sentita questa ignorante cosa domanda. vuol dire un reading teatrale? Reading Cos'è? teatrale fondamentalmente è uno che ti legge fondamentalmente sul palco, però con tutto un armamentario di costruzione teatrale intorno. Tu vedi uno spettacolo dove però la maggior parte dei testi che tu vai a sentire sono letti da un copione o da delle schede, ne abbiamo scelto dei libri, e l'avevamo fatto contro le sentinelle in piedi. Ok. E visto che abbiamo fatto questo spettacolo che si chiamava così, era contro le discriminazioni di genere, contro l'omofobia, contro una serie di cose che a noi stavano a cuore, e nel frattempo abbiamo cominciato a fare teatro all'interno del Liceo Maldi per una cicca di niente, perché mi ricordo, mi avevano pagati pochissimo, però ci piaceva tanto. Quindi
presuppongo che tu avessi già la passione del teatro prima, cioè hai detto, sì, sì, volevi... Sì, ma non l'avevo fatto mai, cioè io nel 2014 avevo 23 anni, cioè, e ho detto, io voglio fare un laboratorio di teatro, voglio fondare una compagnia insieme a questo mio amico e voglio fare questa cosa, domani la faccio, e l'ho fatto. Che cazzo sta, no? Così, così prende delle scelte, sembra semplice. No, l'abbiamo fatto, cioè, dopo è entrato dentro Yuri, che è un altro dei nostri membri storici, che è un altro dei miei migliori amici, sempre dentro il Teatro Ciapatti, è entrato forse l'anno dopo, ma così perché ci stavamo simpatici, volevamo lavorare insieme, e man mano si è cominciato a crescere. Adesso siamo effettivi dell'associazione, saremmo 40-50 persone, della compagnia, secondo me saremmo una ventina, a far conto, spalmati su più progetti. Ok, però sì. Quindi c'è compagnia e associazione. Sì. Siete divisi, e la differenza, cioè... Diciamo che l'associazione è tutti i progetti che noi facciamo. Ok. Perché come Teatro Ciapatti noi facciamo i reading, e in università facciamo laboratorio di teatro ragazzi, abbiamo un laboratorio di quello che vedrete stasera, abbiamo un laboratorio all'interno del liceo Maldi, abbiamo dei trampoli, quindi facciamo un laboratorio a trampoli sociale, so che non si paga un cazzo. Te l'ho detto facile, ho stretto. Andiamo a fare degli eventi, insomma, un po' che rispecchiano il nostro stile, facciamo laboratorio di voce fondamentalmente. Facciamo le cantate, sì, da poco. Beh, un sacco di cose. Cioè, teatro a 360 gradi. Sì, esatto. Cioè, quindi fate un po' tutto. È socialità. È un diverso modo di stare insieme. Esatto. È bellissima sta cosa. Sì. Cioè, wow, cioè, è uno strumento, alla fine. Io farei una domanda generale. Come è nata la vostra passione per il teatro? Cioè, perché? Da dove è arrivato? Ah, vai. Ma a me penso sia sempre... cioè abbastanza sempre piaciuto in realtà recitare, cioè mi ricordo anche da piccola proprio con mia sorella che facevamo i classici teatrini che si fanno in casa, che dici li facciamo vedere ai parenti, mamma guarda che bello abbiamo fatto uno spettacolo, e così cosa via. Cosa bellissima. Sì. Ma l'hai fatto anche te, spero. Io sì, però più tipo prenotavo proprio la scala, no, okay, perché la mia famiglia è grande, no? Quindi era un po' più... Mica invito, no, vabbè sì, cioè prima inizio da lì come hanno iniziato un po' tutti, e poi man mano che facevo le cose, anche tipo alle elementari c'era la recita di fine anno, a me era piaciuto tantissimo, anche i maestri mi hanno detto, oh ma che brava, e allora io ho detto sì, sono brava. Tu? Io, simile in realtà, nel senso che anche io da piccolo facevo sui spettacolini con i miei amici, da vedere alla famiglia, e in realtà mi è sempre piaciuto recitare, anche io alle medie, c'era proprio nella scuola, era obbligatorio, c'era al posto delle lezioni, facevamo anche robe teatrali. Sì, una roba solo bellissima. E poi, appunto, io sapevo che alla Maldi c'era il suo laboratorio di teatro, perché loro lo facevano già da qualche anno quando sono arrivato, e io volevo farlo, cioè, perché il teatro mi piaceva e soprattutto volevo un po' buttarmi qualcosa di nuovo, perché ero proprio... chiuso tanto in me stesso, ma quella chiusura che dico no, non mi piace, voglio cambiare. Quindi ti dava fastidio. Sì, anche proprio paura del giudizio, un solito, un po' per adolescenza ci sta. E, il primo anno però sono stato stupido e l'ho perso, cioè proprio certo c'era teatro, vabbè, sarà per l'anno prossimo. L'anno dopo, cioè seconda, mi sono iscritto e lì è partito tutto. Era proprio partito come un proviamo, all'inizio non parlavo con nessuno, ero proprio davvero chiuso, e poi niente, è stata una rivoluzione di me stesso, è stato strabello, è continuato. Beh, io ho una domanda a proposito di questo, perché si dice, no, un po' come consiglio, tante persone quando uno è timido, quando uno è introverso, è chiuso, ti dicono ma vai a fare teatro che ti aiuta, sì, ti sblocca, sì. Però... un po' la mia sensazione è, io non ho iniziato a fare teatro per un'esperienza personale, per quello, però un po' la mia impressione è che sì, ti apre, ti rende estroverso, ma quando stai facendo teatro, cioè che poi quella cosa lì non va a influenzare effettivamente una parte della tua vita. Cioè ci sono molti attori, la recita nella recita, tipo, no, nel senso che alla fine molti attori nella vita più privata e personale rimangono molto introversi e timidi, quando poi però sono
sul palco sono degli animali a palcoscenico, okay, sì. Cioè è come se proprio ci fossero due persone, non so, è la mia sensazione. No, no, non so se... cioè, mi sono fatto un milione di volte questa domanda, quindi probabilmente posso darti una risposta molto pesante, okay, che viene dall'etimologia del perché la gente dice questa cosa, okay, e poi ti posso dare il mio punto di vista. Vai. Cioè secondo me la gente dice il fatto del vai a far teatro che ti apre è legato al tipo di teatro che vede la gente. Se io dicessi a mia mamma, guarda, anzi, ma manca la sua mamma, facciamo che no, mia mamma ormai tipo si è abituata, non gli ha fregato più niente, mi chiede più nulla. Però insomma, secondo me la prima volta che è venuta a vedere uno spettacolo, lo spettacolo che abbiamo fatto sulle Baccanti, non è teatro. Cioè per la maggior parte delle persone, quello che noi facciamo non lo è. Ok. E tu dici, perché non lo è? Perché fondamentalmente la gente è abituata a vedere un teatro legato moltissimo ha dei meccanismi ottocenteschi, neanche del novecento, ottocenteschi. Cioè io ho la mia parte, io recito il mio ruolo, io parlo con te, devo dirlo a tutte alzando bene la voce, però devo far ridere, ok? Devo essere disponibile per tutti quanti e devo essere un grande protagonista all'interno della scena. A me non interessa, non me ne frega proprio niente che la gente sia così, perché automaticamente cosa crei? Ego. E basta, sono io e gli altri. E gli altri che sono? Quello che facciamo noi, almeno quello che proviamo a fare, è stiamo qua insieme e abbiamo qualcosa da dire. Usiamo lo strumento teatrale, che non è fatto di la mia parte, la tua parte, la sua parte, e allora poi, oppure prendiamo un copione e lo facciamo. Il copione, lo sanno, è tipo è un po' la nostra ansia, ma alla finissima del percorso, noi non ce ne frega quasi un niente del copione, possiamo anche scriverlo noi, non è importante avere una commedia o una tragedia, è importante solo quello che tu hai da dire e come lo dici, ok? Se non hai niente da dire vuoi soltanto che gli altri ti dicano che sei bravo e che palle, vai a fare qualcos'altro, vai a fare l'influencer e se vuoi avere l'ammirazione della gente non venire a far teatro. Il teatro invece è per chi, secondo me, almeno a me fa piacere quando lo diceva, vabbè, tipo, ciao Martina, ti sto citando, ciao. Oggi abbiamo fatto laboratorio con i ragazzi e Martina ha detto una cosa, Martina che è una delle nostre studentesse, e ha detto, il clima che si crea qui, in cui io sono libera di esprimermi, mi è mancato tantissimo in queste 2 settimane che non l'abbiamo fatto. E quello è il mio scopo, io ho vinto. Io mi sento come se avessi fatto un buon lavoro. La stessa cosa è, facciamo uno spettacolo, ok, cosa è importante da dire per noi? Questo, boh, usiamo uno strumento teatrale per esprimerlo, è più importante quello che hai da dire piuttosto di te stesso, tanto alla fine tu morirai un giorno, no? Mi viene da dire, anch'io pure morirò, quindi va bene. La cosa più interessante è il fatto che abbiamo comunicato bene, e secondo me lo strumento teatrale, con tutto quello che ti dà, è un ottimo modo per dire, io sono consapevole, io sono capace di comunicare con gli altri in maniera efficace. E uno timido, se vogliamo dirlo in maniera timida, non è tanto uno timido, ma uno timido per più delle volte, uno che non pensa di essere capito. Questo però è un mio punto di vista. Che dice, io, la gente non mi capisce, non so se parlo bene, non so se parlo male, oppure quello che dico non è importante. Allora sto zitto, ok? Grande abilità anche questa, zitto. Però sto zitto e mi faccio i cazzi miei. Vai a far teatro. Così questa cosa qua. La gente pensa, vai a far teatro perché così almeno diventi un grande animale, diventi capace di dire tutto. Io dico, vieni a far teatro così almeno prendi consapevolezza del fatto, primo, che non sei solo. Cazzo. Bello show. Cazzo, questo già, esplosione. E due, che ti puoi trovare dei modi per esprimerti che ti rendono consapevole del proprio saper comunicare. Anche tu, che magari non c'hai voglia, che magari pensi che non sia importante quello che hai da dire, per noi è importante. È fondamentale. Dagli, facciamolo. Pensi che un tipo di teatro del genere, quindi forse dove è anche più importante quasi il percorso, cioè è, sì, è proprio più importante il percorso e basta, punto. Ma può essere, cioè è vendibile, nel senso... Mm. A un certo punto bello, tutto bellissimo, però se vuoi sostenerti, ma non dico lavorarci per forza, però sostenere il progetto. Fai sempre delle domande che mi faccio in tutti i giorni. Che palle, che palle. È come dire, è vendibile una
è vendibile la fine di un percorso, è vendibile una verifica di fine semestre? È vendibile la tua tesina? Tu fai la tesina, è vendibile? No. E tu dici no, sì. Obiettivamente no. Quindi il discorso è, il teatro fatto in questo modo, stiamo parlando di roba economica, secondo me è gestibile per quanto riguarda il percorso, quindi all'interno dei discorsi di tipo educativo, più che discorso performativo. Per diventare a livello performativo, adesso noi ci stiamo provando, abbiamo uno spettacolo che secondo me è una figata, è uno spettacolo che obiettivamente non è una roba che dici sto andando a vedere Shakespeare, sto andando alla Scala, non c'entra niente questa roba qua. C'entra il fatto che sto andando a fare uno spettacolo in un posto dove sarà ascoltato. Ti faccio un esempio, noi siamo andati a fare lo spettacolo sui Baccanti, ma spiegagli un po' te, Eva. C'è questo dio che arriva in questa città e tutte le donne iniziano, diciamo, ad essere ammaliate da lui e iniziano a cedere a tutti i vizi di virtù della vita, quindi vivono sostanzialmente allo stato brado, cioè, un po' bohemian, sì. Okay. Non stirano più, uscivano di casa, si ribellavano a quello che dovevano fare, non fanno più le pulizie, corrivano spostando al valere maschile. Aia. fuori di testa correvano per i boschi, vanno a fare le scampagnate, si riuniscono fra di loro quelle sovversive. Oh, questo non è teatro, è un comizio. Che vabbè, e niente, quindi c'è questa situazione e c'è il re della città di Tebe, perché è tutto ambientato a Tebe, che è Penteo, che si rifiuta di accettare il fatto che Dioniso sia effettivamente un dio, sostanzialmente. E quello che succede è che per tutto il mito, cioè il fatto che Penteo neghi appunto la natura divina di Dioniso, e il mito finisce con le Baccanti. No spoiler, non posso. Ma io non no, il finale duro, ma che il finale, dai, c'è il lieto fine. Esatto. Il finale è orlo di tamburi. No, sono impazziti? Il finale è che le Baccanti, tra cui la madre di Penteo, si ribellano al re e lo uccidono. Lo squartano. Lo dilaniano. Sì, però noi non mettiamo in scena esattamente questo testo, ma l'abbiamo rivisitato. Perché appunto il tema del nostro spettacolo è il cambiamento climatico, quindi vediamo il Dioniso come la natura, tutto quello che sta succedendo, il fatto che è incontrollabile, noi siamo tutti sotto il suo potere, eccetera, eccetera. E invece poi c'è Penteo che invece rappresenta tutti quelli che si oppongono e più che opporsi negano il fatto che effettivamente ci sia questo cambiamento climatico. E quindi poi il finale è rappresentativo, perché il fatto che la natura uccida Penteo, che è un negazionista, è forte, è bello, felice comunque, una gioia. Tutto ciò per dirti, è vendibile questo spettacolo? Se ti avessi detto facciamo teatro di gruppo e facciamo queste robe qua, ti dico guarda, vediamo uno spettacolo in cui parliamo di cambiamento climatico e diciamo che i negazionisti devono crepare male, e non si può fare in teatro cosa? E non si può fare teatro perché è all'aperto. È tutto all'aperto. Ma tutti gli spettacoli questo spettacolo non ha bisogno neanche di amplificazione, abbiamo una batteria. Sì. Arriviamo all'immediato, però non c'è una batteria vera. Scusa, quando è che è? Adesso ti faccio un nuovo. Adesso è la primavera, perché essendo all'aperto adesso fa un freddo porco. Okay. Insomma, c'è il problema. Sempre con il liceo, adesso abbiamo questo gruppo all'interno del liceo, staremo ancora una tragedia greca, non sappiamo bene ancora quale, però la faremo in teatro lì. Okay. Quindi tipo è una cosa che dipende. Noi abbiamo voluto farlo all'esterno perché uno non voleva, cioè e senza musica originale, senza niente, soprattutto noi senza neanche un'amplificazione, perché uno non volevo pagare la SIAE. Ciao SIAE. Ciao. Grandi, vengo sempre a Trescore al vostro ufficio. Esperienza che anche noi l'indirizzo, il paese, bomba, bella. E poi perché alla fine della fiera cos'è che funziona lì? È vendibile, perché mi torna sempre in mente questa cosa, è vendibile secondo me il progetto, e quindi noi lavoriamo tanto con le scuole, i comuni, le istituzioni, perché dici io vengo, faccio un percorso sulla tua popolazione che porta a una presa di consapevolezza, figo. Sulle produzioni ci dobbiamo ancora lavorare, non so esattamente come si vende una produzione, ti dico la verità, perché ci siamo concentrati in questi quasi 10 anni che viviamo sul fare laboratori,
sul fare le cose perché ci andava di farle, perché era importante quello che avevamo da dire, ma esattamente guadagnare da quello che stiamo facendo non siamo ancora riusciti a farlo. Siamo troppi. È uno spettacolo invendibile dal punto di vista del gran numero. Non lo vende uno spettacolo di 12 persone. Allora, una cosa che mi ha detto Tombi è che il vostro è un teatro molto di corpo, ok? Quindi utilizzato proprio il vostro corpo. E la mia domanda è: che rapporto avete col vostro corpo, soprattutto con quello degli altri? Cioè, com'è interfacciarsi con un'altra persona proprio fisicamente? Comunque noi abbiamo fatto tipo 100 domande e poi abbiamo detto no, quelle semplici le togliamo. Queste sono tutte domande fighissime. Fino adesso è l'intervista più bella che abbiamo mai fatto. Bene, sono fiero di me. Beh, il corpo è... Dovete rispondere tutti a questa cosa, voglio capire un po' le punti di vista di ognuno. Okay. Diciamo che sì, innanzitutto usiamo molto il corpo. Quello che mi piace tanto è proprio la consapevolezza che ottieni del tuo corpo, del tuo stare in mezzo a qualcosa. Ma non solamente appunto, cioè non solo il corpo come tuo e basta, ma proprio il fatto che tu sei in qualcosa, sei in un luogo, in uno spazio con altre persone e stai interagendo con loro. Ed è molto bello, spesso non ci pensiamo, camminiamo per le strade e basta. Però a volte, cioè, facendo teatro ti rendi conto che ogni azione, ogni modo, ogni cosa che fai ha una reazione sugli altri, ha un effetto. E devo dire che facendo teatro, quando tu fai teatro, l'altro diventa molto più importante, penso. Cioè tu entri in relazione con l'altro in modo molto più facile, in qualche modo. Me ne sono reso conto, cioè proprio, è stata un po' una scintilla. Lo scorso maggio, che siamo andati a fare il Cantamaggio, abbiamo una roba di teatro. Una figata di teatro. È quello che c'era a Olera? No, teatro baracca. Teatro baracca. Bologna. Esatto. Bologna, mi ha fatto le macchinate. C'erano un sacco di persone che non conoscevo e mentre recitavo, mentre facciamo le nostre cose di teatro, io non sapevo neanche il nome dell'altro, ma ci guardavamo negli occhi e io lo conoscevo. Io ero in relazione profonda con lui senza neanche sapere il suo nome. E questo, cioè, anche il contatto fisico, non hai paura del contatto fisico, perché tu rispetti l'altro e sai di essere rispettato, quindi non hai paura. Mi ricordo all'inizio, quando ho iniziato, che facevamo dei giochi in cui bisognava stare molto vicini, e appunto Biste, ricordo, quindi il presidente, ci ha detto, quando siete così vicini, in genere, è per due motivi, o ti stai per abbracciare o baciare, o ti stai per picchiare, e lì eravamo semplicemente in relazione molto pacifica. Ed è bello. C'è Yuri, guarda, lui è Yuri. Ma lui non c'era. Da quella porta. C'è una porta. Come ti chiami? Yuri. E fai teatro Ciappati, immagino. Sì. Vicepresidente. Da quanto te? Vicepresidente. Quindi stiamo parlando con una persona se... Ok. C'è sempre qualcuno più detto di me. Sta, riprendiamo da dove eravamo prima. Sì, se la ricordi? Sì, no. La domanda era, il vostro entrato di corpo, che rapporto avete col vostro corpo, soprattutto con quello degli altri? Rivolta a me o deve finire? Finisce e poi dopo faccio rispondere a tutti. Sì, no, io volevo semplicemente aggiungere appunto che quando fai teatro, cioè quando io faccio teatro, mi sento molto a mio agio, proprio anche a fare cose brutte. A essere brutto, non devo per forza fare cose belle, non è performativa la cosa. Io vivo il teatro, faccio quello che mi sento di fare senza paura del giudizio mio e degli altri, e sto bene anche con il mio corpo, cioè davvero ho delle capacità, ho delle incapacità, ma ci sto bene, ho dei limiti, li conosco e cerco di superarli, però non è un problema. E appunto anche con gli altri, come ho detto prima, è molto bello perché c'è rispetto proprio delle difficoltà degli altri e anche proprio del corpo, cioè c'è contatto, abbiamo detto, ma lo rispettiamo. C'è una scena nel nostro spettacolo in cui io vengo picchiato, cioè vengo proprio di lamiato, ciao, sono Peteo, e muori.
però mi fido, cioè proprio mi prendono, mi buttano per terra e iniziano a picchiarmi. Io mi fido degli altri perché so che loro loro hanno rispetto di me. Tocca a te, sei venuto, hai interrotto tutto. Hai... Adesso devi rispondere a questa domanda e deve essere la migliore risposta. La migliore risposta. Tu sei dentro nel teatro Cervale da? Senza. Esatto. Un anno e mezzo dopo che... 2015. Ok. In realtà non lo sapevo e ho preso tempo e Adriano ha risposto. Spesso è una tattica che ho perché c'è questa interazione tra di noi. Tacci tu. Devo spiegare cosa succede a livello, nel mio corpo, perlomeno, cosa ho percepito in questi anni in teatro Ciapati, oppure a spaziamo anche su tante cose. Mi sposto cazzo di cane. A cazzo di cane. È tutto a cazzo di cane. È tutto a cazzo di cane. E dai. Ok. Esatto, per pochissimi questa, però bene. Ma il corpo è una scoperta, sempre ed è una necessità, è una necessità. Ci sono tantissime strade che il corpo prende e la testa non ha mai voluto prendere. E dopo tanto tempo vi dico che sono a mio agio nel disagio tante volte nel mio corpo. Ed è una sfida che in qualche modo forse chiediamo anche ai ragazzi, l'abbiamo chiesto tante volte, perché nasce anche un po' dal nostro desiderio personale di scoprire cosa può fare questo corpo. E, non so, io devo dire, ultimamente ho fatto anche un corso drag, sono andato in scena, ho una drag, ho un nome drag. Vai, voglio saperlo. Volvida si chiama. Com'è? Volvida. Fantastico. E è stato molto bello. Oggi abbiamo fatto laboratorio con i ragazzi, c'era un semplice gioco di imitazione, qualcosa che mette in discussione il tuo corpo e quello degli altri. C'è chi sa fare, c'è chi non sa fare, devi stare nei tuoi limiti e quelli degli altri e in qualche modo permettere agli altri di stare con te. Questa è la base. E mi sono venuti fuori dei movimenti da drag e mi sono divertito nel farlo. Bellissimo. Quindi sì, il corpo è a teatro, nel terzo teatro è uno strumento, devi conoscerlo, ci vuole tanta coordinazione, è un proprio uno strumento e ripeti proprio fino alla nausea cose che probabilmente alla prima ripetizione non sapevi fare. E penso che in ogni ripetizione bisogna saperlo ascoltare. E non è solo una questione di ripetizione, perché proviamo qualcosa che deve andare in scena, deve essere fatto sempre allo stesso modo, con un aspetto performativo, come diceva Nicola Nicolici. Io non ho bisogno di un aspetto performativo per avere un rapporto con il mio corpo, ed è vero, è verissimo. Io penso si possa partire da un performativo per costruire qualcosa di diverso e di scoprirlo, perché è comunque, ci usiamo il corpo in modo insolito, questo è vero, è un insolito. Basta. Grazie. È tuo il turno? No, già finito. Esatto. Siccome ci stiamo avvicinando verso la conclusione, nel senso che poi verremo a provare tra circa un quarto d'ora. 20 minuti saremo da voi a provare effettivamente questa esperienza. Ultime due domande, c'è anche risponde uno, non tutti, se no non fiam più. A questa rispondono tutti, non mi interessa, tanto è veloce. Okay. Un aneddoto divertente che vi ricordate da questi anni di teatro, per chi di più, per chi di meno. Andiamo domani però questa cosa. Una. Dai, un aneddoto divertente. Ce l'hai? Io ce l'ho. Devi sapere che a noi piacciono tanto gli scherzi. Di merda poi. Più uno scherzo è di merda, meglio è. Solo che la cosa è, noi li abbiamo sempre fatti, noi che prima conducevamo, adesso siamo alla pari. Però un giorno sti stronzi l'hanno fatto a noi. Scherzi di merda. Guarda quella come ride. Loro hanno fatto lo scherzone mattacchione, l'hanno chiamato. Per tipo un secondo ci hanno buttato fuori dal gruppo che noi utilizziamo per WhatsApp, in cui si sono accordati per mollare in gruppo tutti il laboratorio. Tutti! Smerde! Smerde! Un po'.
Vai, allora, vai, usiamo anche te questo aneddoto, perché secondo me è il più stronzo che c'è. Situazione Covid, post-Covid, non si capisce più se abbiamo lo spazio, non abbiamo lo spazio, vogliamo lavorare con i ragazzi vogliono lavorare con noi, però abbiamo lavorato tanto con il computer, con lo schermo, quindi sapevamo tutti che questo rapporto così... Toglie insomma, qualcosa. Certo. Toglie tu, cioè, toglie la maggior parte. Esatto. Sì, è vero. E quindi abbiamo detto ok, abbiamo finito un ciclo di ore, però noi vorremmo continuare, vorremmo fare delle cose tutti insieme e vogliamo che voi esprimiate il vostro parere rispetto a questa cosa. Sti stronzi sono messi d'accordo per mollare in gruppo tutto, no? Proprio quei messaggi, merda, di papiri pieni di lacrime, di no ragazzi, io non riesco più ad andare avanti così, è troppo difficile. Sì, sì, davvero. C'era il gruppo di teatro pieno di sti messaggioni. No, no, aspetta, ma nella vostra reazione? Nel vostro intimo, nella vostra intimità. Nel gruppo a parte. Io e lui e l'altro erano solo bestemmie. Solo bestemmie. Tu non rispondevi perché non eri. Sei rientrato dopo nella cosa. No, io e Paga eravamo lì che dicevamo, ma cosa io non rispondevo perché ero allibito. Pezzo per pezzo, prima una persona, poi l'altra, poi un'altra ancora. Tu dici. Grande. All'inizio al telefono dici, vabbè, ok. Mi dispiace che non ci sia più, però vabbè, dai, vediamo cosa dice il resto del gruppo. Tu il resto del gruppo dice, no, anch'io non me la sento, no, anch'io, no, fine. Vabbè, basta. È stato geniale, perché poi anche noi avevamo un nostro gruppo in cui ci organizzavamo per gestire la cosa. Ma ci sono i messaggi, le risposte in diretta. No, le risposte alla fine, quando si è scoperto che era, quando si è scoperto che era uno scherzo, perché quando si è scoperto che era uno scherzo, era... Solo dopo un paio d'ore si è scoperta. Mi dispiace tanto che non vieni più dentro di me, cioè, ma vaffanculo. questo è il momento, era il momento divertente. Penso di tutti e quattro, se vuoi. Sì, non so se ok, facciamo che allora è un aneddoto unico. E allora facciamo dire, chiediamo ai due, uno dei due direttori, vicepresidente e... Non mi io sono il segretario. Signor segretario. Ho dei segreti. Segretario del vicepresidente. Qual è... Un obiettivo, l'obiettivo, il l'asticella, la mission, la mission futura. Qual è il prossimo passo del Teatro Ciapati? Allora, secondo me, ti dico molto nel concreto, perché alla fine, cioè, secondo me ho usato anche un po' di parole che richiamano un po' la filosofia e tante altre belle cose. Secondo me la cosa più interessante in questo momento che sta succedendo è il fatto che noi siamo stati riconosciuti. Ok. E questa cosa qua non è una cazzata, nel senso che noi siamo qui, stiamo facendo un'intervista con voi, ok? Non so bene come sia arrivata sta cosa, però è essere riconosciuti. Quando uno ha un gruppo di amici, un gruppo di persone che funzionano, fa anche dei progetti molto belli, ma nessuno sa che, scusate, che esiste, secondo me è qualcosa di molto bello, ma che rimane molto intimo. A me piace il fatto che in questo momento... Noi stiamo espandendo questa cosa e che si veniamo riconosciuti, cioè le persone intorno a noi, ed è una cosa che funziona, c'è tanto a Bergamo, quando mi incontrano o quando incontrano anche io, ci dicono, ah ma tu sei Adriano dei Ciapati, ed è interessante non tanto per una questione di ego, perché mi ne fotte il giusto, è una questione del siamo riconosciuti sul territorio come un'azione che sta succedendo per tutta la comunità e per la società che c'è intorno. Cioè si sa che noi facciamo dei progetti che possono essere interessanti a livello sociale. Ed è la cosa che mi preme di fare, ma non è una mission, perché è quello che faccio già. È un obiettivo che è sempre quello. Ma adesso la cosa che mi interessa di più è continuare su questa strada a trovare delle relazioni, trovare delle reti, trovare delle collaborazioni che rendano sempre di più quello che voglio fare qualcosa di concreto. Perché fin quando rimane nella mia testa, o nella testa delle persone che lavorano con me, fin delle persone che subiscono quello che io faccio... È una cosa interessante, ma quando tutto intorno si vedono dei cambiamenti che tu stai portando alla società, allora è interessante, allora forse qualcosa succede, stai lavorando bene secondo me. Cioè se le persone intorno a te dicono quello che stai facendo è interessante, l'ho visto, l'ho sentito, l'ho ascoltato da questa parte qua, allora è molto interessante, secondo me è una cosa figa. Grazie. L'ho detto esattamente quando è entrato, ti è piaciuto. È un'opera settecentesca intitolata Teatro Ciapati. Questo è un germoglio perché noi siamo germogli, perché germogliamo come dei semi
che Germania. Mm-hmm. Questo è un sole perché siamo solari. Ah, ecco la risposta.